Benvenuti all'esercizio Mercedes. Grazie. Che ha questo nome per un motivo di cui capirete bene presto. È un bersaglio, sono quattro bersagli in questa sessione qui. Quattro bersagli in tutto con un tempo complessivo di 14 secondi. L'importante è colpire. Adesso non c'è un più, un meno, lo prendo lì, lo prendo là. Adesso colpite. Qui viene premiata la consistenza di quello che fate. Non è importante velocissimo, non è importante precisissimo, ma è importante andare e colpire. Il percorso si snoda attraverso ambienti chiusi, adesso, delimitati da questo. Ok? Seguite semplicemente dove vedete il nastro, ma è breve. Non ci sono in nessun punto del percorso bersagli a natura umana. Se vedete qualcuno nella stanza, il fotografo, se è Maria c'ha il giubbetto, se non c'è il giubbetto e qualcun altro che sta facendo le foto, non vi fate distrarre assolutamente, solo e esclusivamente sagome. Chiaramente non li troverete nel mezzo del percorso, però può darsi che li troviate. Adottate tutta quella che può essere la vostra esperienza quando utilizzate gli strumenti di cui siete dotati e il motivo per cui ve li portate dietro, ok? Questo da qui in avanti sempre. Io direi che partiamo da Pietro, Maceda, l'11, Macheda, e cominciamo. Vieni di qua, il via ve lo darò a voce, la fine del tempo sarà segnata da un timer, cioè un beep finale, ok? Sentite quello, se il tempo finisce vi fermate, ok? 4 bersagli, non è importante il numero di colpi che tiri per ognuno, ok? Shooter, are you ready? Potervi dare un piccolo spoiler, da qui in avanti gli esercizi sono dinamici, ok? Quindi per l'appunto non perdete troppo tempo in qualsiasi attività statica, ok? Quello che dovete fare lo fate in movimento, va bene? Il tempo è tarato per finire l'esercizio facendo tutto. Allora, Rispoli, sì. Francesco. Eccomi qua. Shooter, are you ready? Ready. Stand by. Via! Colpo singolo. Verissimo, io me la porto pure quando vado al bagno, perciò oggi non la porto. Capito. Considera che tanti la portano e quasi nessuno la usa, invece no, in questi momenti deve venire utilissimo. Entri al buio, accendi la luce, perché tutto che sappiano che stai arrivando è molto probabile. Sì. La torcia ti può dare quel minimo vantaggio, una torciata in faccia, lo squilibri un attimo e poi... Ma ne siamo pure in notturna, quando accendi la torcia è finita, già hai quei 600 lumen addosso. In notturna la vivi al 100%, sì. In diurna in realtà c'è quegli utilizzi che servono realmente, che quasi nessuno fa. Se la portano attaccata al fucile perché fa figo la torcia attaccata al fucile, ok? Quindi era sostanzialmente basato su questo. Molto bene quello lì, molto bene quello là. L'avresti potuto ingaggiare nel corso del percorso anche qui, ma l'hai preso da laggiù, va bene. Quello laggiù non credo che tu l'abbia bucato, adesso andiamo a verificare. Sì. Ho sentito il team. Sì, infatti. C'è? Questo è il buco prima. Peccato. È cerchiato. Allora, sì, ok. Ma poi si rifà come dice, no? Cosa? Tutto. No, questo è un one shot. Cambia.
via. Però meditate su quello che è successo. E sì. Appunto, appunto.